Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi faremo un fotoritocco molto semplice. Aggiungeremo delle lune ad uno skyline, cioè al profilo di palazzi di grattacieli di Chicago. Facciamolo subito. Apriamo un file che abbiamo scaricato da internet, un'immagine, lo skyline di Chicago. Vediamo che è una bella foto desaturata in bianco e nero, molto ampia. E quello che bisogna fare immediatamente, facciamo tasto destro e creiamo un nuovo livello. Nuovo livello, scegliamo sempre la trasparenza. Automaticamente GIMP, che è un programma di fotoritocco alternativo a Photoshop nel mondo dell'open source, fa un livello della stessa dimensione della foto che abbiamo aperto. Quindi adesso in questa sezione del programma noi abbiamo due livelli all'interno di una stessa foto. Se clicchiamo nell'occhietto scompare e quindi rimane solo il livello di trasparenza dove metteremo le lune. Se riclicchiamo ricompare. Apriamo in un altro tab la foto delle lune che abbiamo sempre scaricato da internet. Con questa procedura vedete che adesso in GIMP noi possiamo passare alla gestione di due foto distinte. Lavoreremo in particolare in questa foto con i due livelli prendendo delle lune da questa foto qua. Quindi sono due oggetti completamente distinti. Per rubare un oggetto, una luna da questa foto, bisogna selezionare lo strumento di selezione circolare. Si fa una selezione mettendo la misura il più correttamente possibile. Tentiamo di non prendere il nero, se no dopo siamo costretti a fare un fotoritocco, perché il cielo dello skyline è grigio. E poi basta fare modifica, copia, poi bisogna spostarsi nell'altra foto, selezionare il livello di trasparenza. Per essere più chiari possiamo anche togliere l'occhio qua, e poi fare modifica, incolla, e abbiamo incollato praticamente la luna. Come vedete questa luna è troppo piccoletta, la spostiamo con lo strumento di spostamento. Che cosa si fa? Si seleziona lo strumento scala, che sarebbe lo strumento ridimensiona, si seleziona l'oggetto ed ecco che noi possiamo ingrandire la luna di una dimensione da noi desiderata. Facciamo scala, poi riprendiamo lo strumento, ad esempio per un motivo suggestivo la possiamo mettere qui, come se sta sorgendo, sta calando. Adesso se noi facciamo un attimo, rimettiamo l'occhio sullo skyline, vediamo che questo è l'effetto. Vedete? Avrete notato che si è creato un terzo livello chiamato fluttuante, perché quando si incolla un oggetto in un livello di trasparenza si crea questo livello. Se noi lo selezioniamo e premiamo l'ancora, viene ancorato al livello di trasparenza. Abbiamo fatto il primo ritocco, non abbiamo ancora finito. Andiamo e prendiamo una luna, per esempio, di colore diverso, per far capire dopo una importante opzione che bisogna utilizzare, e selezioniamo con lo strumento di selezione circolare questa luna, perché dopo adatteremo il colore di questa luna, che è diversa, alla foto di Chicago, altrimenti il fotoritocco viene non naturale. Tentiamo di prenderla nella maniera più corretta possibile, senza prendere il nero, altrimenti dopo dobbiamo fare un fotoritocco, viene male. Ho il mouse che non è proprio in massima precisione. Facciamo modifica, copia, passiamo alla foto con lo strumento di trasparenza, facciamo modifica, incolla. Ancora una volta vedete che la luna è troppo piccola, quindi la selezioniamo e facciamo lo strumento scala, ridimensiona, selezioniamo, la ingrandiamo, e questa volta questa luna la mettiamo completamente visibile. Ad esempio, per creare una suggestione, facciamo un pochino, va bene, completamente visibile, per creare una suggestione la mettiamo qua. E adesso, come sempre, si è creato un livello fluttuante, facciamo ancora e rimane ancorato. Facciamo così: siccome c'è una differenza, diciamo, fra i due strumenti, fra i due oggetti, possiamo andare, sempre avendo selezionato il livello di trasparenza con le lune, facciamo filtri, facciamo sfocatura gaussiana, selezioniamo una sfocatura di 1, giusto per vedere un pochino più sfocato, perché la luna è più lontana, diciamo, rispetto ai palazzi. Vediamo qual è l'effetto. Vedete che l'effetto non è molto, molto realistico. Spostiamola un po', va bene così. L'effetto non è molto realistico. Allora noi andiamo nel combo box modalità e scegliamo l'opzione valore. Vedete che il valore, che cosa fa? Ripristina praticamente il colore
della seconda luna, dando un colore che è simile alla base cromatica della foto. Quindi adesso abbiamo i due livelli, un livello dove c'è lo skyline di Chicago e un livello dove ci sono le due lune. È abbastanza suggestivo, il fotoritocco non è di massima qualità, ma in questa playlist ci saranno soltanto fotoritocchi molto semplici. A questo punto quello che possiamo fare è semplicemente andare nel menu file, fare esporta come e scegliere, ad esempio scriviamo fotoritocco.png, che è un tipo di immagine che si può trasferire in internet. Facciamo esporta, scegliamo una compressione 0 per aumentare la qualità al massimo. L'abbiamo esportato nel desktop. Andiamo a vedere come è venuto questo fotoritocco, veramente semplicissimo. Ed eccolo che è venuto lo skyline, è di bassa qualità, comunque è venuto lo skyline di Chicago con una doppia luna. Grazie a tutti per aver seguito questo video, al prossimo video di Analytics e Logistics.